Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arone Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il delizioso profiterole al cioccolato. Questa delizia si diffuse nella Francia a partire dal XV secolo. Infatti nacque come un piatto salato, ripieno di carne e tartufo. Con il passare del tempo, circa verso il XVII secolo, i pasticceri decisero di rimodernizzarlo e crearono il profiterole attuale, che poi divenne una ricetta diffusa in tutto il mondo. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa golosissima ricetta ci serviranno dei bignè. Per chi non avesse visto la nostra ricetta, si guardi per bene il link in descrizione. Poi per la salsa 250 g di cioccolato fondente, 100 ml di latte fresco, 40 ml di panna fresca, 60 g di zucchero e 25 g di burro. Per prima cosa mettiamo dentro un pentolino il latte e lo zucchero. E li lasciamo andare finché non si sciolga per bene lo zucchero. Poi aggiungiamo la panna e aspettiamo che il tutto sfiori l'ebollizione. Sfiorata l'ebollizione, possiamo aggiungere il nostro cioccolato. E dopo essersi sciolto per bene il cioccolato, aggiungiamo il burro e mescoliamo il tutto per bene finché non si sarà incorporato. Aggiunti tutti gli ingredienti, possiamo mettere il tutto dentro una ciotola a raffreddare. Mentre la nostra salsa al cioccolato si sta raffreddando, noi ci occupiamo della farcitura dei nostri bignè. E per essa ci serviranno 400 ml di panna fredda da frigo, fresca da montare, 100 g di zucchero a velo vanigliato e un cucchiaino di essenza di vaniglia bourbon. Abbiamo trasferito la panna in una boule più capiente e ora non ci rimane altro che montarla un po' con le fruste elettriche. Ora aggiungiamo il nostro zucchero poco alla volta e continuiamo così finché non lo finiamo tutto. Finita di montare la nostra panna e aggiunto lo zucchero, non ci rimane altro che aggiungere la nostra essenza di bacca di vaniglia bourbon e mescolare per bene il tutto finché non si sarà amalgamata. Come potete vedere, abbiamo trasferito la nostra panna in una sac à poche con il beccuccio fatto apposta per riempire i bignè. La mettiamo in frigo fino al momento del bisogno. Ora invece, aiutandoci con un altro beccuccio, foriamo sul fondo i nostri bignè. E continuiamo così finché non li finiamo tutti. Ora riempiamo e bene imbottiti i nostri bignè con la panna. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. E dopo aver riempito tutti i nostri bignè, finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. Per prima cosa li tuffiamo dentro la nostra salsa di cioccolato e aiutandoci con due forchette la facciamo arrivare dappertutto. Poi lo sgoccioliamo leggermente e aiutandoci con i lati della nostra boule togliamo il cioccolato in eccesso. Poi li trasferiamo sul nostro piatto da portata. Ma guardate com'è venuto bene il nostro profiterole! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa delizia di un profiterole. Mamma mia ragazzi, veramente è il paradiso in terra, veramente strepitoso, perché c'è questa salsa al cioccolato avvolgente, dolce al punto giusto, buona, poi c'è il croccante della pasta choux e infine c'è questa crema di panna con questo sentore
di essenza di vaniglia bourbon che dà una freschezza e un sapore aggiunto al tutto. Insomma ragazzi, veramente è una delizia assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!